Tornare a casa è sempre un piacere, quindi sono estremamente felice, perché dopo il 2009, l'esperienza calcistica, ero rimasto un po' lontano, insomma, da casa, quindi ritorno volentieri, ritorno con una veste nuova, insomma, anche più importante, che non è solo quella dell'allenatore, ma è anche quella dell'educatore, quindi sono contento, sono curioso, sono 2 giorni che lavoriamo, un giorno e mezzo perché stiamo facendo dei doppi, quindi andiamo avanti, insomma, comunque sono molto contento e molto sereno. Di essere un allenatore delle nazionali e passare invece a un tavolo più numeroso con l'Iraq, perché ti mancava anche proprio il rapporto col calcio giornaliero? Sì, assolutamente sì, e dato che mi hai chiesto delle nazionali, colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare tutto lo staff della nazionale, della federazione, che mi ha coinvolto in questi 2 anni stupendi, quindi da Antonio Conte in primis, da Maurizio Viscidi, Mauro Sandreani e tutti i collaboratori che ho avuto a disposizione, perché è stata un'esperienza molto interessante, molto formativa, e quindi li ringrazierò. E sì, mi mancava il campo assolutamente, è stata una decisione presa di comune accordo, perché volevo allenare. Volevo allenare, non mi interessava la categoria, avrei potuto anche scegliere i grandi già direttamente, ma probabilmente per il mio percorso è anche giusto continuare con i ragazzi, anche se io prima delle due anni di nazionale avevo già allenato 3 anni una categoria allievi a Roma, e quindi niente, penso che questo sia il mio percorso ideale, e non fa differenza il fatto che possa essere passato da una nazionale al Brescia, che è una società che in questo momento sta in Serie B, e quindi mi cambia sinceramente poco, il campo è uguale un po' dappertutto, insomma. Hai vissuto la stessa sindrome, hai parlato di Conte, Conte disse quando andò via dalla nazionale, io vado a restare in garage, più o meno è quel sentimento lì, cioè la nazionale comunque ti dà molto, però ti toglie anche un po' quella quotidianità. Sì, e che poi tra l'altro a livello giovanile hai anche meno tempo a disposizione rispetto alla nazionale maggiore, che hanno più stage, più partite. È un lavoro diverso, diciamo. Sei selezionatore, hai pochi giorni per allenare i ragazzi, che li vedi praticamente 3 giorni al mese, tranne quando fai le qualificazioni agli europei, come è successo per me l'anno scorso nell'Under 19, sia a novembre che a marzo in Armenia e poi in Belgio, dove sia una settimana prima a Coverciano totale, poi altri 10 giorni nelle partite, insomma c'è un po' più tempo per stare con i ragazzi. Avuto i contatti con degli interlocutori, adesso li troverai con altri interlocutori. È una cosa che ti infastidisce, incuriosisce, preoccupa, stimola? Leggo anch'io e ascolto e sento, ma sono 2 giorni che sono arrivato a Brescia, anzi, se calcolo sabato 4, ma che lavoro da 2 giorni. Il mio interlocutore è Manfredonia in questo caso, e sono arrivato a Brescia per Sagramola, Castagnini e lo stesso Manfredonia, quindi mi rapporto soprattutto a Manfredonia perché è responsabile del settore giovanile. Sono contento di lavorare con lui e con anche il direttore Castagnini e Sagramola. Quello che sta succedendo sinceramente mi tocca poco, nel senso che non so nulla e non ne abbiamo mai parlato, la società con me di questo non ne parla, quindi vi posso dire veramente poco. Cambierà la società? Non lo so, troverò probabilmente, che ne so, se cambia la società, un altro interlocutore, mi metterò a disposizione del nuovo interlocutore, ringrazierò chi mi ha scelto nel caso venisse cambiato, ma non si sa nulla, quindi ci sta che magari rimanga Lionello come rimangono tutti gli altri. Sono parole che non hanno senso in questo momento, perché non c'è niente di. Non, io non ho ancora nulla di certo, e sinceramente, Non sei in contatto con qualcun altro contatto? assolutamente no. E non ne parlo neanche con Lionello Manfredonia di questa situazione. Con Lionello parlo di tutt'altro, che sono cose che mi riguardano, che sono il campo, i ragazzi che sto allenando, che mi stanno dando tanto impegno, e stop. Beh, sono tanti, nel senso che abbiamo qualche ragazzo in prima squadra, Tonali, Festa e, come si dice, Barezzani, più Carminati, che adesso sta in nazionale. Gli altri noi con i portieri arriviamo a 25-26, quindi sto valutando un po' tutti. Questi primi giorni ovviamente, come sempre, servono per
per capire chi hai a disposizione. In questo momento ho a disposizione un gruppo e cerchiamo di trasformarlo poi nel proseguo del tempo in una squadra. Ho visto dalla lista che ci sono pochi centrocampisti, almeno la lista è stata passata alla stampa, parlava di un migliore attaccanti, pare che i difensori 5 centrocampisti soltanto, non so se un centrocampista è un pochino. No, guarda, di attaccanti ne ho 6. Di centro ne ho 6 di attaccanti, ho 6 centrocampisti, ho 5-6 esterni, se valutiamo il modulo del mister Boscaglia, che anch'io sto proponendo questo, quindi in difesa ci siamo, poi ripeto, ci mancano quei 4 ragazzi che stanno su con la prima squadra, che giustamente stanno su perché siamo a disposizione noi primavera della prima squadra, quindi per adesso è tutto nella norma. Può essere, può essere. No, ma per quanto mi riguarda mi viene difficile dare un giudizio su quello che è successo l'anno scorso perché non c'ero. Seguivo il Brescia perché facevo il mio lavoro di selezionatore, quindi vedevo le partite del Brescia quando dovevo seguire dei giocatori che magari stavano in altre squadre, e quindi non ti so dire da esterno, da tifoso del Brescia in generale. Mi dispiace, mi è dispiaciuto vedere quella situazione, perché insomma il settore giovanile del Brescia è sempre stato insomma riconosciuto come un settore giovanile importante, e l'anno scorso è stato un anno un po' atipico, però non mi addentro ai problemi che ci possono essere stati. Adesso qualche ragazzo dell'anno scorso è rimasto, pochi, perché sono classe 99, tanti 2000 sono saliti, compresi alcuni 2001, quindi facevano parte degli allievi nazionali che hanno fatto un campionato nella norma, insomma, quindi chi è rimasto, gli può essere rimasto qualcosa in testa dell'esperienza negativa, ma sta a me e sta anche a loro comunque entrare in campo, ripartire di nuovo, una nuova stagione, lo sanno anche loro, insomma sono ragazzi grandi, ormai hanno 17-18 anni, e penso che nei primi giorni di allenamento già si dimenticheranno, anche se comunque bisogna magari ogni tanto ricordargli che l'impegno deve essere sempre alla base, e se l'anno scorso qualcosa non è andato come doveva andare, qualcosa anche da parte loro è mancato, quindi dovranno sicuramente fare meglio. Hai detto che ci sono state possibilità anche di andare a allenare i club, diciamo, prime squadre. Quanto ho contato interamente? No, ho detto che se ci fosse stata la possibilità sarei andato anche a fare i grandi. No, non mi ha cercato forse una squadra lì vicino a Roma. Mi hanno contattato per sapere se davo la disponibilità, e ero anche interessato, ma avevo già dato la parola a Brescia, quindi io ho firmato pochi giorni fa, e dopo il mese che io ho firmato, che ho dato la disponibilità al Brescia ma ancora non avevo firmato, sono stato contattato anche da altre squadre, però io penso che la parola conta di più di altre cose, quindi mi sono sentito in dovere di venire qua. Tu hai vissuto probabilmente una delle pagine più esaltanti, sicuramente la pagina più esaltante del settore giovanile del Brescia, e la storia di Reggio, tu che andavi a Buffon, insomma, 21 anni fa. Di quell'esperienza, o quantomeno di quel gruppo, cosa vorresti nel gruppo che allenare quest'anno? Sono passati tantissimi anni, anche le generazioni cambiano. Però qual era il vostro segreto e cosa vorresti che i ragazzi che alleni tu adesso abbiano di quel grande gruppo, di quel gruppo? Ma il problema sono i tempi. Non è un problema di un ragazzo, ovviamente conta la qualità, che in quella squadra ce n'era parecchia rispetto magari alle ultime primavere viste qua a Brescia, e quindi quello è una cosa di genetica, si nasce così, hai la fortuna all'epoca Cadregari di allenare, parlo per la mia primavera, di allenare quel gruppo, quindi l'allenatore ci mise del suo, però quando hai in squadra insomma tanti giocatori che poi riescono ad arrivare, l'allenatore è sempre un po' più facile. Non è una questione di allenatori, o è una questione di tempi. I tempi di una volta erano che tu arrivavi al campo e non vedevi l'ora di giocare perché non avevi nient'altro se non lo studio, e cosa importante, e invece adesso lo studio probabilmente per tanti ragazzi non è la prima cosa assieme al calcio, ma ci sono altre cose, a partire dal semplice telefonino
che ti porta via anche tante ore durante il giorno, ad altre cose, internet, computer e altre cose. Io, quei ragazzi di quando facevo parte io di quella primavera, noi ci sbrigavamo a prendere il pullman per arrivare al campo. Perché? Perché il nostro svago era quello. Adesso ci sono altri tipi di svaghi, ma non è una questione, non è una colpa di questi ragazzi, ma è proprio i tempi che sono cambiati. Assolutamente, assolutamente no, assolutamente. Esatto, esatto, esatto. Infatti quelli che dicono ah noi non lo facevamo, a noi non è... ma perché non c'erano quelle possibilità? Quindi l'avremmo fatto probabilmente anche noi, perché quando hai delle agevolazioni per cercare di schivare la fatica lo fai, no? Quindi noi la fatica la facevamo perché c'era solo quello ed era il nostro divertimento. Adesso è ovvio, come finisci l'allenamento c'hai subito il telefonino, c'hai altre cose, quindi penso che sia nella norma, ma questo a parte il ragazzo calciatore, ma il ragazzo in generale, penso io. Le Levi sono stati negli anni 30-40 anni fa, qualche squadra aveva visto avanti, le società avevano visto, avevano capito che da lì dovevano pescare. Grandi squadre, magari parte Barcellona, grandi squadre europee, ma anche grandi squadre in Italia, sapevano che potevano andare a comprarseli, quindi non c'era quella cura. Negli ultimi decenni la cosa è cambiata. Il futuro è comunque prendere, crescere, costruire le squadre, le proprie squadre. Per me dal mio vivaio faccio crescere dal mio vivaio perché la società economicamente non ha possibilità, e allora è facile farlo ed è facile anche dirlo. Sarebbe facile farlo quando la società ha possibilità economiche e invece lo fai anche in quella maniera. Quindi dipende sempre, perché tanti si riempiono la bocca dicendo ah noi solo con i giovani del nostro sottotitolo, e poi magari vai a vedere la società, non hanno una lira da spendere, e quindi è ovvio, è una banalità. Mi piacerebbe vedere grandi società che facessero questi discorsi, allora probabilmente anche a livello giovanile cambierebbe. Ma io ho avuto questa esperienza in nazionale dove noi andavamo ad affrontare nazionali, non dico del livello dell'Italia, perché se devo dire un livello dell'Italia adesso non posso paragonarlo a Inghilterra, Spagna e Francia, quindi il livello della nazionale in questo momento può essere, ci siamo avvicinati molto negli ultimi anni col lavoro di Vichy, però siamo ancora un gradino sotto. Però devi parlare di Repubblica Ceca, devi parlare di altre nazionali che si sono avvicinate molto a noi, perché gli altri appunto per quel discorso economico lavorano tantissimo sui giovani, noi invece andiamo a prenderli da loro e gli facciamo un favore, come se loro fossero sul posto più forte dei nostri. Esatto, non è sempre così, non è sempre così, però è ovvio che quando tu hai la facilità economica vai a prendere magari un ragazzo che per noi italiani sembrano sempre più pronti gli altri. Può anche essere vero a volte, ma non è sempre così. Per convincerti la società su cosa fattoriera, perché non era facile insomma arrivare allenatore come te per la primavera, cioè una scintilla quando hai scoccato, ecco. Guarda, ti dico, io nel momento che stavo venendo a Brescia mi erano saltate altre due primavere e ne avevo un'altra in ballo, e quando io ho detto loro quanto tempo ho per decidere, loro mi hanno detto 2 o 3 giorni, fa conto che io sono salito e mi sembra fosse venerdì, io ho detto entro lunedì, loro mi hanno detto facci sapere insomma quello che decidi. Io loro li ho chiamati il sabato, il giorno dopo, perché comunque mi intrigava il fatto di innanzitutto di tornare a Brescia nella mia città, ecco perché prima ho detto che non fa differenza dalla nazionale se vado ad allenare una primavera che fa la Serie B o altro, mi interessava il campo. Ovvio ho fatto le mie valutazioni e loro sono stati convincenti. Io penso che anche quando ho giocato a calcio ho fatto degli errori che erano quelli di voler andare tante volte in prestito dove volevo io e non dove mi volevano loro. Io penso che devi sempre andare dove ti vogliono, dove ti senti ben accettato, e quando sono venuto a parlare a Brescia con Sagramola, Castagnini e Manfredonia, loro parlandomi mi dicevano che mi volevano a tutti i costi, e ovviamente per quanto riguarda tutto il resto non tecnico non era la prima cosa, quindi ci ho pensato una giornata ed è andata così, insomma, ma sono contento. Ecco.
pur sapendo che il lavoro è difficile. È difficile come è difficile da tutte le parti, però qua è un po' più complicato, ma se ho accettato sono sereno e convinto che possiamo dire la nostra. Non possiamo competere per vincere i campionati, ma per migliorare i ragazzi, e dato che io lavoro per la prima squadra, il mio compito è quello di migliorare il più possibile i ragazzi per far sì che l'anno prossimo il ritiro se ne portino uno o due, come è successo quest'anno per Tonali, Festa, lo stesso Carminati e Barezzani. Per me l'ultima, hai avuto dei contatti, come hai parlato con Boscaglia, che ha detto qualcosa, siccome hai detto utilizziamo lo stesso metodo che usiamo in prima squadra, perché già tu e il tuo modo di giocare, perché hai avuto dei contatti che hanno chiesto di utilizzare lo stesso modulo? No, io mi sono sempre basato, avessi avuto la possibilità mi sarei basato prima di tutto vedendo un po' i ragazzi, vedendo quello che avevo a disposizione. Invece quando abbiamo parlato con la società non mi hanno dato un'imposizione, però mi hanno detto nel caso riuscissi a proporre il modulo che fa la prima squadra, anche se poi magari capiterà che la prima squadra possa cambiare, sarebbe anche meglio, nel senso che qualche ragazzo poi, se noi lo chiamiamo in prima squadra, sa già nel posto in cui deve stare quello che deve fare all'incirca, insomma, ecco, quindi non mi ha creato grandi difficoltà, anzi sono stato disponibilissimo. Infatti anche noi proporremo questo modulo, e con Boscaglia ci siamo parlati all'inizio, ci siamo sentiti, e lui con me è stato molto gentile, perché mi ha detto: quando vuoi parlare chiamami, quando vuoi venire agli allenamenti vieni, senza nessun tipo di problema, fammi qualsiasi tipo di domanda. E quando un allenatore della prima squadra che ha già allenato tanto si mette così a disposizione nei miei confronti, che ancora non ho allenato nessuno, è sintomo di grande umiltà e di professionalità che ho ammirato e apprezzato tantissimo. Posto? Sì, grazie mille. Grazie a voi.